Goran Maric, torni qui a Castellana conquistando 3 importantissimi punti per San Giustino. Insomma, grande soddisfazione per te, personale, per San Giustino, e anche una piccola rivincita per te. Ma rivincita per me non c'è, io posso dire anche che sono stato bene qua, sicuramente lontano da casa, ma sono stato bene, ho tanti amici, la cosa più importante è che noi abbiamo acquistato i 3 punti che, diciamo, ci danno una mossa per la nostra classifica e niente, mi dispiace, cioè, insomma, loro hanno un progetto, diciamo, a lungo termine, hanno preso ragazzi giovani, penso che cresceranno con questo campionato e devono andare avanti così. Forse diversamente dal pronostico, un 3-0 per voi che nessuno si aspettava? Ma è la verità, cioè nessuno si aspettava 3-0 sicuramente, perché il campo io lo conosco benissimo, è un campo ostico, cioè si gioca poco bene, diciamo, soprattutto le squadre che vengono, e penso che questo è un... Dai, diciamo che siamo fatti un mezzo miracolo e abbiamo portato questi 3 punti bellissimi con il supporto dei nostri tifosi. Ad un soffio dalla Coppa Italia, finito il girone di andata con una buona posizione in classifica per voi, si volta pagina, come si prospetta il girone di ritorno? Ma diciamo che girone di andata abbiamo fatto la sufficienza, insomma, non qualcosa in più potevamo fare, magari le partite con Perugia che abbiamo sprecato e qualche partita in casa che si giocava alla pari fino a 20, poi dopo magari si sprecava qualche pallone. Niente, speriamo meglio, speriamo qualche vittoria in più. Goran Maric inizia a ritagliarsi seriamente il suo spazio in questa squadra, in ottica anche playoff per fine stagione. Ma sì, per noi sicuramente è importante andare ai playoff, importante per la società, perché la società è nuova, è costruita quest'anno e andiamo avanti così. Ogni giorno dobbiamo fare un piccolo passo per crescere bene, per bene. Grazie, grazie.